Si è tenuta stamattina nei locali della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo la conferenza stampa dell'assessore agli enti locali quaresimale sul Fondo per lo sviluppo della montagna 2022, che prevede uno stanziamento tra risorse finanziarie e premialità di oltre 6 milioni di euro. È una somma rilevante perché parliamo di 6 milioni del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana, cosiddetto FOSMIT. Come giunta regionale abbiamo già approvato questa dote finanziaria e le linee guida per formulare e redigere dei progetti. Questi fondi sono destinati ai comuni montani convenzionati, ai comuni montani singoli e alle unioni dei comuni montani. Un fondo volto alla creazione di sistemi territoriali sostenibili con la realizzazione di interventi in zone soggette a spopolamento, come premialità per chi si trasferisce nei comuni montani, premialità per i nuovi nati, oltre alle iniziative sulla formazione dei ragazzi per creare e valorizzare progetti relativi alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio culturale montano. Previsti inoltre, sul solco delle iniziative nazionali, sostegni alle nuove realtà imprenditoriali legate alla green economy, manutenzione e realizzazione di nuovi sentieri e comunque di interventi riguardo alle attività escursionistiche, messa in funzione di colonnine di ricarica elettrica, fino alla promozione di colture autoctone biologiche. Noi vogliamo rilanciare il territorio montano, che sicuramente è svantaggiato e in questi anni ha subito ulteriore pregiudizio per frane, terremoti e soprattutto anche la pandemia, e quindi vogliamo cercare di ripopolarlo incentivando, come già abbiamo fatto con misure regionali, la natalità e il ripopolamento, dando appunto degli incentivi a quelle persone che tornano a abitare in questi posti, ma anche incentivare delle iniziative e delle start-up sul green economy. E poi sulla mobilità sostenibile vogliamo anche contribuire alla istituzione dei minibus elettrici che possono collegare questi territori, affinché anche una persona che ha difficoltà di deambulazione possa spostarsi tranquillamente.